tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, batti il tuo tempo, che forza è potere. Sto fermando perché non è saltante, ma io la voglio battere, finisce stanno grande, non posso cantarlo per aspettarti il tacker. Chiedete! Ti suona, state calmi, ma tanto io li vedo. Sì, Gabri! Stanno cercando, guardalo cavallo, sa che ti sei salto. Maiali! Qual è la ricompensa? La vostra ricompensa per il leo camorso, non posso fermarmi in questa porca terra d'armi, perché sono il risposto, la forza della giungla. Lo dico perché vedo anche non rispetto niente, soltanto come dici, dici, non posso fermarmi. Il movimento Forza Palermo non a caso. Palermo è una città che ha vissuto, specialmente in questi ultimi anni, una situazione molto, molto, molto piena di tensione, sia a causa dei problemi legati alle vicende mafiose, roba del genere, sia anche per la mancanza di presenza dello Stato. Palermo si è resa conto che la legge Ruberti, che in effetti è anche stata adoperata come pretesto, non era altro che il suggello ad una gestione universitaria ed in generale ad una gestione della cosa pubblica che in questi ultimi anni aveva cercato di portare avanti una politica secondo la quale tutto ciò che veniva gestito dallo Stato andava a rotoli, tutto ciò che viene gestito dal privato va bene. Quando un mese fa circa all'architettura è cominciata l'occupazione, ero preoccupato, nel senso che venivo da un'esperienza, un tentativo di trasmettere certi motivi di disagio, ma disagio non così piccolo, disagio opprimente, di persone che si sentivano dei cretini dentro un'università, non dentro un asilo infantile, dentro un'università ci sentivamo dei cretini, perché ci insegnavano cose cretine, ci facevano fare cose cretine nel modo più cretino possibile, e ci facevano fare file cretine di 20 giorni soltanto per iscriverci ad un corso. Quello che voglio trasmettere è questa cosa qua, che rimanere nel disagio, lamentarsi di un sistema in cui si vive, senza poi trovare mai la forza di dire veramente facciamo qualcosa e cambiamola, è l'errore ed è la cosa che vogliono che noi facciamo, chi da fuori vuole che le cose rimangano così. Rimanete fermi, siate immobili, noi no, noi ci muoviamo, siamo un movimento, anzi vogliamo correre, accelerare. Noi vorremmo che i professori riuscissero a portare avanti le loro lezioni rendendoci partecipi di quello che è stato appunto la metodologia della loro ricerca, ossia davanti a un corso monografico dovremmo sapere da dove il professore è partito e perché è arrivato a determinate conclusioni. Senza di questo riteniamo che effettivamente noi non possiamo avere una visione completa e chiara di quello che stiamo studiando. A Bologna la situazione è differente da altre città, nel senso che non c'è mai stato un vuoto totale e quindi una rinascita, un'esplosione del movimento di questi giorni. C'è sempre stata una situazione latente che è stata più o meno rappresentata dai collettivi nati spontaneamente all'interno di diverse facoltà. Per cui, parte dei discorsi che sono usciti fuori in questi giorni a Bologna non sono nuovi, cioè il discorso, l'attacco al nono centenario, alla gestione dei fondi da parte del rettore Roversi Monaco, alle rivendicazioni più interne alla facoltà e al DAMS, quindi l'utilizzazione di laboratori che sono sempre stati chiusi, la carenza di attività pratica che accompagnasse l'attività teorica all'interno della didattica, e tutta una serie di altre rivendicazioni che oggi stanno uscendo fuori sotto forma di piattaforme che sono state spinte dalla legge Ruberti che comunque a Bologna è stata applicata da 3 anni a questa parte perlomeno. Nell'89 ne abbiamo assistito in tutto l'est europeo e prima ancora in Cina a grandi movimenti che hanno trasformato radicalmente interi paesi. Movimenti che sono stati prevalentemente movimenti studenteschi. E quindi noi abbiamo scoperto che cambiare si può e che gli studenti possono pesare molto nella trasformazione di un paese. E penso quello che ci siamo chiesti tutti è perché in alcuni paesi si cambia adesso in modo radicale dopo 40 anni di uno stesso governo, e noi sono 40 anni che abbiamo Andreotti al governo. L'occupazione, il movimento è in parte figlio anche di una cultura che è cresciuta all'interno degli anni 80, con difficoltà, come un cuneo appunto negli anni 80, si è autorappresentata. Mi riferisco a forme dell'associazionismo, quelle nuove sensibilità
che sono esistite negli anni Ottanta, che avevano chiaramente dei precedenti storici, che sono l'ecologismo, il pacifismo, ed anche l'organizzazione all'interno dei quartieri, posso pensare ai centri sociali, alcune appunto forme di democrazia e di gestione della propria vita in termini differenti e contrapposti a quello invece che era la cultura dei mass media, oltre che la cultura appunto che delle scuole, dell'università, una cultura predeterminata che definiva delle rappresentazioni dei giovani, delle donne, in maniera funzionale a un sistema che voleva una donna sottomessa, subordinata, e quindi le donnine in scatola della televisione, dei giovani da stadio o poco più, insomma, dei giovani rampanti, e quindi voleva tanti piccoli yuppies. Purtroppo devo dire con molta franchezza e con molta fermezza che l'obiettivo, le tematiche che sono oggetto del dibattito studentesco sono oggi stupide e pretestuose. Rimane sempre il punto fermo del movimento, si è qui fatta veramente una, almeno a livello personale, per come ne posso parlare io, un'importantissima esperienza di conoscersi, di stare insieme agli altri, ed era una cosa a cui effettivamente nessuno o meno pochi erano stati abituati. Ritrovarsi in 50, 60, 100 persone, 200 persone, la notte a dormire in più o meno 50, sempre queste cifre qui, non... È stato molto difficile per molti, perché appunto ci siamo resi conto che anche a livello interiore la difficoltà di comunicazioni c'erano effettivamente, difficoltà di comunicazione che effettivamente nascono da un'organizzazione sociale e universitaria che non ci permette di stare insieme. Nel giro di pochissimi giorni si è conosciuta tantissima gente, la si è conosciuta a livello profondo, anche a livello... proprio emotivo, di contatto fisico. E il contatto fisico lo intendo nel diciamo ricominciarsi a sfiorare, riprendersi per mano, al di là del sesso a cui si appartiene, che è una cosa bellissima, perché capitava a lezione e comunque durante la vita nell'università di essere a fianco ad una persona e di evitare addirittura di sfiorarla, insomma. Abbiamo non solo dormito dentro la facoltà, abbiamo dipinto sui muri, ci abbiamo mangiato dentro, cioè l'abbiamo fatta, diciamo, tornare a essere un luogo che in fondo non abbiamo da nessun'altra parte, a parte la propria casa singola. Vabbè, la città in cui viviamo è ovviamente limitante per i rapporti con le persone, no? Attaccarsi al telefono per cercare tre persone, poi magari viaggiare due ore per andare a trovare un amico, e invece trovare uno spazio dove c'è gente che la pensa come te, perché teoricamente, insomma, siamo tutti per una vita comunitaria, no? Siamo tutti per la comune. È certo compito di ogni movimento produrre anche queste esperienze così culturali e sociali, però questo forse è un qualcosa di più grosso, perché per 10 anni eravamo soltanto così, soli dentro le nostre aule, sottomessi poi così veramente alla legge del più forte. E invece ci siamo trovati veramente per la prima, dopo tanto tempo, forti anche noi e capaci di combattere contro un progetto che è un progetto lineare e che non coinvolge soltanto gli universitari, ma appunto altri settori sociali come i lavoratori. E qui c'è un problema, a mio avviso, banale, che non è stato ancora evocato. L'università non è degli studenti, questo è bene dirlo soprattutto davanti agli studenti. Partecipare o no, capisci? Questo è il meccanismo democratico. No, scusa,
la discussione. Ma no, 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 no. Far venire qui con una mozione, si vota e tu blocchi la discussione. Non è vero, non è stata discussa. Qui ci sono due proposte: o votare per decidere di votare, e mi sembra un po' assurdo perché vota più la mozione. Sassi, che cazzo fa? Che cazzo vuoi da me? Per favore, il servizio torni, dove sta? Scusate, il problema, votiamo la mozione. Votiamo la mozione, non si vota l'adesione alla mozione. No, 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 si vota la mozione. La mozione, l'adesione è conseguenza di chi? Certo. Allora, si vota la mozione. L'adesione al PD e alla manifestazione è una conseguenza della votazione di aderimento alla mozione. Quindi viene votata la mozione. È quello che volevo fare dall'inizio pure voi. Crediamo che la democrazia delegata, come c'è ora l'Italia, non è una democrazia reale. Cioè un distacco abissale tra democrazia legale, quella che c'è ora, e la democrazia reale che vorremmo noi. E anche per questo qui nell'occupazione abbiamo tentato, stiamo portando avanti un tipo di democrazia diretta. E preferisco un'assemblea dove possibilmente ci sono 20 posizioni differenti, che è un'assemblea dove parla qualcuno e tutti gli applaudono le mani e finisce lì senza che ognuno abbia una sua posizione critica sulla cosa. Io credo che non esista una ricetta. La democrazia diretta io ci credo, però per esempio non è sinonimo di assemblearismo, e qui per esempio diverse volte è diventato assemblearismo. L'assemblearismo è una roba in cui hai 200 persone in assemblea, parlano in 10 e si fanno le cose a colpi di maggioranza o minoranza. Ecco. La democrazia diretta è diversa, dovrebbe riuscire a dare voce e ruolo un po' a tutti. Io dico questo, dopo un'assemblea veramente democratica durata diverse ore, in cui soltanto con la forza della ragione, degli argomenti provati, dimostrati, tutte le persone, tranne 20 che erano dentro l'Aula Magna, si sono dichiarate a favore dell'occupazione. Questo dovrebbe far capire a molte persone. Le stesse persone che avevano firmato un documento per disoccupare, le stesse, dopo aver ragionato, aver discusso, senza essere mediati da falsa informazione, si sono resi conto in maniera seria che noi avevamo ragione. E una critica forte che abbiamo fatto è stata quella appunto della democrazia partecipata. Noi abbiamo rivendicato appunto l'esigenza di partecipare ai momenti decisionali nell'università e nelle singole facoltà, e quindi abbiamo subito disconosciuto qualsiasi ruolo ai rappresentanti eletti con una percentuale anche irrisoria. Mi pare indicativo il fatto che per esempio noi abbiamo avuto delle assemblee affollatissime, discussioni durate più di una settimana, sul per esempio il regolamento dell'assemblea. Dall'esterno ci vengono delle richieste che ci fanno un po' di fretta, perché a un certo punto si vorrebbe che dopo un mese di occupazione già siamo usciti fuori, piattaforme, documenti, esatte posizioni politiche, e anche proposte e richieste. C'è una partecipazione a tempo pieno, che è quella data dagli occupanti praticamente, veri e propri, che sono quelli che stanno dalle 24 ore su 24 e che saranno a Bologna con mezzo migliaia di persone, un poco più. Poi ci sono fasce che invece partecipano ai seminari, alle commissioni, sono più fluttuanti. E poi c'è l'ultima fascia che invece partecipa solo ai gran galà delle assemblee o delle manifestazioni cittadine, per cui c'è questa stratificazione qui. È chiaro che la prima fascia, quella dei 24 ore su 24, incominciano a sentire la stanchezza di tutto sommato la gestione dell'università, e c'è anche inevitabilmente un'usura del tema legge Ruberti, rispetto alla quale
difficile pensare di porre un'occupazione ricatto che dice non smolliamo fin tanto che non si saranno effettuate questa serie di passaggi. Si sa che i tempi legislativi sono differenti, sono molto più lunghi nei tempi della generosità che può dare la gente, insomma. È pienamente legittimo che ci sia della gente che dice delle sciocchezze come quelle dette prima. Poi ci contiamo e se quelli che dicono sciocchezze sono in minoranza, restano in minoranza e per fortuna va avanti il resto. Loro no. Lui no. Loro no. Lei no. Lui sì. Lui sì. Lui no. Lui sì. Chi ha paura della pantera? Che sono vicini idealmente, sono vicini idealmente a questo movimento e quindi abbiamo messo a disposizione il nostro lavoro. Insomma, abbiamo ripreso il vecchio simbolo delle Black Panthers, abbiamo deciso questo slogan in cui venga un po' esaltata, no, l'associazione tra il movimento e questa pantera, e abbiamo mandato dei primi fax avvertendo le prime facoltà lettere, psicologia, che eravamo pronti a dare una mano in questa direzione. Quindi era utile per il movimento darci un proprio simbolo, una propria identità, utile perché funziona per i pannolini, non si capisce perché, anzi le multinazionali pagano fior fior di quattrini le agenzie di pubblicità per farsi le loro immagini, non si capisce perché i movimenti non dovrebbero anche loro sfruttare non a fini di lucro ma per fare propaganda sulle loro idee un discorso di mezzo. Appunto, qualcuno ci ha accusato di monopolizzare, cercare di monopolizzare la fantasia degli studenti, hanno detto un movimento che ha poco fantasia. Insomma, grande bugia. La nostra è stata un'iniziativa e abbiamo indovinato probabilmente l'idea della pantera, ma poi la forza è stata proprio del movimento, perché ha arricchito poi di nuovi contenuti l'idea stessa della pantera, perché comunque questa è una legge fissa nella comunicazione, uno può trovare un'immagine bellissima, un'idea stupenda, ma se dietro non c'è niente, non funzionerà mai. Una risaia fanno a te, una risaia fanno a te. Perché si divertiva fatto? Fondamentalmente noi abbiamo cercato di divertirci e divertendoci noi far divertire questo movimento. È stato mercificato, massacrato, traslato, qualunque tipo di intervento noi abbiamo avuto con la media. Questo sia a livello di televisioni che di giornali, che la cosa non cambia. Quindi all'inizio si è approfittato della confusione generale per venire qua a ruota libera intervistando la gente come capitava, in maniera da creare un effetto di confusione totale. Siamo stati realisti, cioè abbiamo detto noi abbiamo bisogno di questi spazi, però abbiamo posto delle regole, per esempio rispetto alle trasmissioni televisive ci siamo resi conto che era un rischio grossissimo partecipare a trasmissioni che non fossero in diretta. Perché di fatto avevamo subito delle manipolazioni di dichiarazioni fatte che avevano stravolto il contenuto delle dichiarazioni stesse. Perché io dico che la mia assemblea è non violenta e il giorno dopo trovo che sono un brigatista? La settimana prima ero un comunista, la settimana dopo sono un ricco figlio borghese che non vuol far fare gli esami ai poveri figli della gleba. Quante volte le persone sono rimaste coinvolte direttamente in un episodio che in qualche modo è stato poi trasmesso attraverso i mass media all'esterno, si sono accorte che non erano più loro, erano un'altra cosa. Noi qui dentro ci siamo accorti e ci siamo accorti talmente tanto da rimanere estremamente preoccupati per quello che significa libertà e democrazia in Italia. E se eravamo preoccupati prima della riforma Ruberti, siamo ancora più preoccupati per l'antitrust, per tutti questi altri problemi che sono
fondamentali se una persona vuole dire che vive in un paese democratico e non in un altro tipo di sistema. Aveva ragione Gava, finalmente i giornali hanno avuto l'occasione che aspettavano. Bastato organizzare un seminario sui movimenti degli anni 70 a Roma con tre relatori, giornalisti e docenti, e aperto al pubblico perché si creasse il caos. Un ex brigatista che faceva parte del pubblico ha preso la parola e ha spiegato perché ha scelto la strada della lotta armata. Titolone sulla pagina sui giornali del CAP, Carlino, Brigate Rosse in facoltà, scoppia alla bagarre, TG2, terroristi all'università, Avanti, ore 13, lezione di terrorismo, giornale, scandalo per il DR in cattedra, giornale ancora, c'è odore di sangue alla lezione di Pignoni, Messaggero, conferenza infame. Niente, ci siamo riuniti dopo due giornate di redazione per stabilire, organizzarci un attimino, siamo partiti una ventina di persone con quattro videocamere e l'intenzione era di fare delle notizie alternative, nel senso della controinformazione, una autogestione dell'informazione all'interno del movimento, cioè smentire tutte le false notizie che sul movimento si davano, da un'identità, cercare di esprimere quelli che sono i contenuti politici del movimento, cercare di, anche come forma di propagandistica, diffondere il verbo del movimento. Mai Bologna sarebbe scoppiata così in fretta se in quel giorno non fossero arrivati 100 fax da diverse città dicendo siete anche voi con noi, noi siamo con voi. La cosa che mi ha molto colpito nella prima settimana della nostra occupazione qui a Lettere è stata la velocità di espansione in tutta Italia. Velocità di espansione che è venuta non solo attraverso il solito fax di cui si parla tanto, ma soprattutto, secondo me, anche attraverso l'informazione che ha fatto in qualche modo da boomerang del movimento e che diciamo, si è accolto quelli che erano dei disagi profondi e in realtà poi anche diversi a seconda delle facoltà e delle università un po' in tutta Italia. A questa rapidità di espansione non ha corrisposto una rapidità di elaborazione a livello politico, a livello sociale, all'interno del movimento. E questo per noi è, diciamo in qualche modo, questo è un nostro punto forte come affermazione di un nostro tempo di dibattito che è diverso dai tempi che ci possono venire imposti dal di fuori e dalla, diciamo, dalla politica in senso ufficiale. Proprio la generazione che era stata allevata, noi abbiamo detto a Nutella e a Berlusconi, cioè era stata allevata con un bombardamento ideologico senza precedenti sul privato e bello, sull'arricchitevi, sul chi se ne frega, l'individualismo e così via, proprio questa generazione improvvisamente invece ripropone valori completamente in controtendenza rispetto ai valori che la società propone. Tutto un tratto invece succede che due ragazzi, uno guarda caso di formazione 77 e di appartenenza professionale pubblicitaria, riescono a compiere il miracolo di rovesciare il medium e di mettere a disposizione un marchio agile, un marchio adeguato, non per il mondo delle merci ma per il mondo della trasformazione. Ora, io ci vedo tantissime cose dentro questa faccenda, ci vedo uno, la filtrazione lunga, lenta, clandestina, silenziosa, straordinariamente dirompente, di un messaggio lontano che è stato mille volte criminalizzato ma che non ha mai smesso di audire. Il messaggio della cultura alternativa, il messaggio del 77, il messaggio della creatività che poi è stato triturato, assorbito, macinato nel sistema mediatico, più che si vuole, ma che alla fine proprio su quel terreno, proprio sul terreno pubblicitario, riesce a trovare la possibilità di un rovesciamento. Cioè, dicevo, poi un discorso più generale che riguarda la generazione, cioè l'esito che ha avuto la generazione del 68 e del 77. E questo è un discorso che sarebbe molto lungo, perché è vero che questa generazione ha avuto dei pentiti, che come tutti i fenomeni di pentitismo e di conversione sono stati molto enfatizzati dalla controparte. Ma è anche vero che
la stragrande maggioranza di questa generazione, secondo me, non ha tradito, uso questa brutta parola, moralistica, nel senso che è rimasta dunque emarginata. Questa potrebbe essere una pagina interessante da scrivere, cioè l'innesco, per così dire, al contrario, non avanguardie adulte, no, che mettono in moto ribellioni giovanili, ma una ribellione giovanile che riapre uno spazio di antagonismo e di lotta anche per i quarantenni, per i quarantacinquenni che ne hanno le palle piene degli anni Ottanta. Noi oggi vediamo che emerge per la prima volta, noi siamo capaci di dire no all'arroganza del tecnocraziano, per una ragione molto semplice, che quello che si sta verificando non è un riemergere delle vecchie culture, dell'autonomia, delle vecchie culture degli anni 70, non è un riemergere della vecchia problematica privato e pubblico, non è tutto questo, lo stato sociale, lo stato antisociale, tutte queste sono cose che consegniamo al passato. Il problema che si sta ponendo oggi è quello del rapporto tra sistema economico e libertà della ricerca. Il Movimento degli Studenti ha detto la ricerca non può dipendere dal profitto, la ricerca non può dipendere dalla volontà dei privati. Io non credo che il Movimento degli Studenti abbia voluto dire vogliamo meno soldi per la ricerca, non vogliamo soldi per la ricerca, vogliamo una ricerca più povera o assistita dallo Stato. No, no, i privati vogliono mettere soldi, bene, bravi, e il suo strumento tradizionale per fare questo è l'imposizione fiscale. Come in questo momento penso c'è stato un prodursi di immagini sul movimento così enorme, anche fatte da noi stessi, quindi moltissima gente che fotografa, che riprende, eccetera. E secondo me non è solo il fatto che ormai viviamo nel mondo dell'immagine o il fatto che ormai la macchina fotografica ce l'hanno tutti, è un problema diverso. Noi cerchiamo di fissare queste immagini, secondo me anche abbiamo una grossa paura, un grosso timore che poi tutto questo possa finire, non perché non ci abbiamo dentro di noi, ma perché appunto ci scontriamo in continuazione con un mondo esterno che è, come un nostro amico dice, un muro di gomma, quindi è difficilissimo combattere. Il discorso che facevi tu sulla fotografia è verissimo, insomma, le parole se ne vanno velocemente nel vento, insomma, per cui invece cercare di concretizzare, di sicuro riuscire a canalizzare tutto il dibattito che abbiamo fatto verso obiettivi che però continuano a spostarci, perché chiaramente sono da considerare in relazione alle forze che abbiamo, però anche riscoprire appunto sempre la partecipazione collettiva, la coralità. L'ottica per l'appunto su cui questo movimento perciò può svilupparsi è quella di una ricomposizione con gli altri settori che esprimono conflitti e che soffrono le contraddizioni materiali, perché come ci è già stato rilevato prima, se gli studenti non rappresentano una classe, perciò di fatto non possono essere un soggetto antagonista in sé, possono rappresentare un elemento catalizzatore di quei soggetti che antagonisti lo sono perché soffrono contraddizioni reali. In questo io ritengo che ci può essere lo sviluppo del movimento e ci può essere uno sviluppo reale del movimento in termini realmente antagonisti, e in questo senso anche con forme nuove da quelle che sono state, come vedo, quelle degli anni 70. Altrimenti se si ridurrà a una forma di studentismo, evidentemente c'erano i suoi forti limiti. Io non posso accettare che l'università, che è un posto dove si fa cultura, dove si fa ricerca a livello scientifico, a livello umanistico, la ricerca è sempre scientifica in qualunque settore, io non posso metterla in mano a tre persone, che in fondo sono tre in Italia, che mi hanno già condizionata da 20 anni nella cultura, mi hanno condizionato negli acquisti, mi stanno condizionando in quello che guardo in televisione, quello che leggo sui giornali. Questo non lo possiamo accettare. Stiamo attenti, cioè la legge Ruberti è un qualcosa che ci riguarda noi, quindi arrivando a un certo punto una persona di fuori mi può dire benissimo, senti, ma la legge Ruberti riguarda l'università, io sono un impiegato statale, sono un operaio, sono un libero professionista, a me la legge Ruberti non mi fa niente.
Ma la legge Ruberti non è altro che la ciliegina sulla torta che da anni ci stanno costruendo. Noi studenti dobbiamo cercare di coinvolgere tutta la gente, non soltanto gli studenti universitari, gli studenti delle scuole medie superiori o i giovani italiani. Noi dobbiamo cercare di coinvolgere tutta la gente, tutte le classi politiche. Dobbiamo cercare di creare una coscienza popolare che capisca in che situazione ci troviamo, capisca che è il momento di smetterla, di dare il potere a 3-4 persone che perché hanno il libretto degli assegni o la carta di credito in tasca decidono tutto quello che noi dobbiamo fare. Dal 15 gennaio, per quanto riguarda la facoltà di lettere, quando è iniziata l'occupazione è cambiato qualcosa. Si è innestato un processo di non ritorno che obiettivamente credo sarà difficile cancellare. E credo che all'interno dell'università ed anche all'esterno qualsiasi disegno che mini la democrazia e che appunto rientra nel complessivo disegno di restaurazione reazionario che obiettivamente viviamo oggi in Italia avrà più difficoltà a passare. E dunque io in qualunque modo finisca l'occupazione, che a un certo punto si dovrà porre il problema, io credo che non finirà sicuramente il movimento, insomma, le gambe se le date e continuerò a camminare, insomma, e specialmente ad uscire dalle facoltà. Grazie Ministro Roberti per averci fatto conoscere i veri figli di puttana di questa società. Ne abbiamo incontrati tanti, sulle pagine dei giornali, in televisione, nei convegni economici, al governo, anche in mezzo a noi. Ma ora Ministro Roberti, guardiamoci in faccia. Che parte fai? Sei un politico corrotto? Sei un riformatore eliminato? Sei un garzone di bottega? No, sei un mostruoso provolone, bianco! Ti diciamo allora che ci opponiamo, senza mediazioni, a tutta la logica governativa che sottende a leggi quali la Ruberti, la Russo e Erbolino Vassalli Craxi sulle tossicodipendenze. Ci opponiamo senza mediazioni perché diversa è la nostra concezione di essere umano, non ingranaggio di una macchina produttiva, ma realtà pensante. Noi studenti ci poniamo come punto di riferimento per tutte le forze sociali che intendono costruire una diversa idea di progresso. Non entriamo in questa società per integrarci in essa, ma per ricostruirla. Faccio il potere, 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 faccio il potere